Buongiorno, in questo video presenteremo alcune interessanti novità introdotte con la versione 2013.1.3 del software Aedes PCM. Una delle novità più interessanti riguarda il comando copia al piano superiore. Supponiamo di aver definito per l'edificio gli elementi del piano terra e di voler copiare questi elementi al piano superiore che al momento risulta vuoto. Ci portiamo sulla finestra del piano terra e attiviamo il comando copia al piano superiore. Selezioniamo gli elementi che vogliamo copiare e confermiamo il comando. Come vediamo dalla finestra 3D, la copia è stata effettuata correttamente. Possiamo ora portarci al piano primo, dove troviamo gli elementi appena inseriti, e andare ad apportare le opportune modifiche. Un'ulteriore novità riguarda l'inserimento dei carichi sui solai. Selezionando un solaio, notiamo che nella finestra delle proprietà sono disponibili tre nuove proprietà relative al carico permanente non strutturale e al carico variabile. Un'ulteriore proprietà permette di stabilire quale sia la condizione di carico elementare abbinata al carico variabile. Queste tre proprietà non sono altro che uno specchio delle relative proprietà presenti nella gestione dei carichi. Infatti troviamo qui il carico 1, il carico 2 e il carico 3, che sono appunto le proprietà che trovavamo anche all'esterno. In questa finestra è comunque possibile aggiungere nuovi carichi per il solaio. Un'ulteriore novità riguarda il segno da associare al carico. Qualsiasi sia il segno che andiamo a digitare, il carico sarà sempre orientato dall'alto verso il basso. Quindi non dobbiamo più preoccuparci del segno da inserire. Avere queste tre proprietà in modo esplicito permette di selezionare più elementi ed associare lo stesso carico a tutti gli elementi selezionati. Andando ad assegnare carico permanente, permanente non strutturale e variabile e una condizione di carico elementare, notiamo che questa modifica è stata effettuata per tutti gli elementi che erano selezionati. Un'altra interessante novità riguarda la colorazione dei solai in base al carico. Disattiviamo la visualizzazione di nodi, aste e pannelli e attiviamo la visualizzazione dei carichi. Notiamo che tutti i solai sono stati colorati di rosso. Questo perché per tutti questi solai è stato definito un carico permanente. Cambiando la condizione di carico elementare e passando alla variabile categoria A, notiamo che questa volta i solai del piano copertura non hanno un carico di questa categoria. Passando invece alla condizione di carico elementare neve, vediamo che solo quelli del piano copertura hanno un carico neve. Ora disattiviamo la visualizzazione dei carichi e passiamo alla visualizzazione completa del modello. Un altro importante aspetto introdotto con questo aggiornamento riguarda il passaggio dalla fase strutturale alla fase architettonica. A volte può capitare di dover tornare al modello architettonico per apportare modifiche agli elementi quali muri, aperture, colonne o travi. In questo passaggio gradiremmo non perdere le proprietà strutturali che abbiamo impostato nel modello strutturale. A partire da questo aggiornamento è possibile avere questa funzionalità. Per dimostrarla, andiamo a cambiare alcune proprietà strutturali degli elementi. Per esempio, per i maschi selezionati, andiamo ad impostare un rinforzo a taglio. L'inserimento di questo retino conferma il cambiamento di questa proprietà. Disattiviamo ora il modello strutturale. Andiamo al piano terra e apportiamo delle modifiche a questa apertura. Poi andiamo al piano primo ed eliminiamo completamente questa apertura. Ricreiamo adesso il modello strutturale.
Alla fine della modellazione, un messaggio ci chiede se vogliamo recuperare le proprietà di nodi e aste dal modello strutturale precedente. Diciamo sì. Le proprietà sono state ereditate, ma 26 elementi non hanno ereditato la proprietà dal modello precedente. Questo perché si trovano in una posizione diversa rispetto agli elementi precedenti. Mettiamo in risalto questi elementi. Gli elementi sono stati selezionati e sono quelli nella zona in cui abbiamo apportato delle modifiche. Possiamo ora isolarli e deselezionarli. In questo modo abbiamo isolato tutti gli elementi nuovi, cioè quelli che non hanno ereditato la proprietà da elementi precedenti, e possiamo selezionarli e dalla griglia delle proprietà andare a fare le dovute modifiche. Tornando ora alla visualizzazione completa, notiamo che infatti i maschi per i quali avevo definito un rinforzo a taglio sono anche in questo nuovo modello rinforzati. Questo vuol dire che le proprietà sono state recuperate correttamente. Passiamo ora ad un modello per il quale sono state eseguite tutte le analisi. Selezioniamo ad esempio l'analisi statica lineare ed attiviamo la visualizzazione delle verifiche. In questo aggiornamento è disponibile una leggenda che illustra il significato delle colorazioni per ogni pannello murario. Vediamo che in verde sono rappresentati i pannelli per i quali la verifica è soddisfatta, mentre in rosso quelli per i quali la verifica non è soddisfatta. I colori della leggenda variano al variare dell'analisi. Selezionando ad esempio l'analisi statica non lineare, notiamo che è caratterizzata da colori diversi, perché in quest'analisi le colorazioni rappresentano lo stato di plasticizzazione delle aste. Andiamo ad esempio a selezionare un passo della curva pushover successivo. Notiamo che le aste plasticizzate vengono rappresentate in arancione. Un'altra interessante novità è rappresentata dal comando di esportazione in formato compresso, che permette di creare direttamente dal menu File un file .zip, appunto in formato compresso del progetto. Questo file può essere più facilmente inviato, ad esempio, in assistenza. Per salvare in formato compresso è necessario salvare prima il progetto. Bene, con questo è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e arrivederci.